Ciao e benvenuti alle buone ricette di Pam e Panorama. Io mi chiamo Anna Maria e oggi vi insegnerò a cucinare gli sformatini di fagioli con salsa allo yogurt e pistacchi. Realizzeremo questa ricetta ad un costo contenuto. Per la realizzazione di questa ricetta sono necessari 30 minuti per la preparazione e 40 minuti per la cottura. Gli ingredienti indicati sono sufficienti per 6 persone e il livello di difficoltà è medio. Ecco i prodotti per la ricetta di oggi. Tofu naturale bio Pam Panorama, latte di soia, carotine baby al vapore fresche bontà, fagioli borlotti, sale iodato, pane grattugiato, mandorle, yogurt di soia, margarina, pepe nero, pistacchi, basilico tritato e farina 00. Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi. 800 g di fagioli borlotti in scatola, 100 g di mandorle, 100 g di carote cotte al vapore, 2 cucchiai di basilico surgelato, 60 g di farina 00, 60 g di margarina, 200 ml di latte di soia, 100 g di tofu bio, 100 g di yogurt di soia, pane grattugiato, pistacchi, sale iodato, pepe nero. La ricetta di oggi è una ricetta tutta dedicata alle feste ed è un piatto importante per il menù vegano di Natale. Quindi ci siamo sbizzarriti un po' con i colori da portare in tavola. Quindi abbiamo unto con della margarina e cosparso un po' con del pane grattugiato queste cocottine che possono andare in forno e poi possono anche essere portate a tavola. Benissimo. Il roux non è una parola stranissima, in realtà è un termine francese che sa indicare del grasso sciolto, in questo caso si utilizzava ovviamente il burro, cotto con un po' di farina e della base della besciamella, una delle salse più consuete della nostra tradizione gastronomica. In questo caso noi sostituiamo il burro con la margarina. In una casseruola come questa, meglio che abbia il fondo un po' pesante così non ci fa bruciare né la margarina né nella farina, appunto, sciogliamo la margarina medesima. Andiamo a inserire la farina che abbiamo setacciato in modo tale da eliminare eventuali grumi. Aggiungeremo poi il latte di soia. In realtà questo è, come dire, l'alternativa vegana alla classica besciamella. Continuiamo a mescolare fino a quando si scioglierà bene sia la margarina che la farina e fino a quando raggiungerà il bollore. Poi spegneremo il fuoco e lontano appunto dal fuoco aggiungeremo tutti gli altri ingredienti. Perfetto, il roux è pronto, diciamo questa base, questa mini besciamella che abbiamo preparato e ora, lontano dal fuoco, andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti. Quindi ci spostiamo un po' e un po' alla volta li aggiungiamo tutti. Quindi i fagioli tritati e mescoliamo bene di volta in volta in modo che tutti gli ingredienti si possano ben unire tra di loro. Continuiamo con il tofu, le carote, le mandorle e ovviamente il profumo dato dal basilico surgelato. Prima di aggiungere i fagioli interi, regoliamo di sale e se vogliamo possiamo anche profumare con un po' di pepe. Il composto è ben mescolato, salato e ora l'ultimo tocco, una bella macinata di pepe. A questo punto andiamo a distribuire il composto all'interno delle cocottine che sono già state preparate come abbiamo visto prima. Utilizziamo un porzionatore da gelato perché è il sistema più semplice e anche quello che ci consente di sporcare il meno possibile. Distribuiamo l'ultima parte di composto, poi livelliamo un po' la superficie e spolveriamo con un po' di pane grattugiato.
Gli sformatini sono pronti, hanno cucinato per 40 minuti e 180 gradi, 40, 45, 180, 185, vedete sempre il vostro forno, mi raccomando, e comunque a temperatura statica. Li lasciamo raffreddare qualche minuto e nel frattempo lì prepariamo una salsina molto leggera di accompagnamento. E il consiglio che vi posso dare è quello ovviamente di presentarli così con la cocottina, li abbiamo cucinati in questo modo proprio per rendere più simpatica anche la preparazione poi della tavola. Salsina velocissima e molto leggera, com'è diciamo così nello stile di questa ricetta, per cui un po' di yogurt di soia, ricordiamo che la ricetta è vegana, all'interno dello yogurt di soia andiamo ad inserire un po' di pistacchi tritati, un pizzico di sale, un po' di pepe. Mescoliamo e avremo una gustosa e anche croccante e anche colorata salsina per accompagnare i nostri sformatini, all'interno della quale troveremo anche dei colori un po' diversi, per esempio l'arancione della carota, quindi una volta aperto si vedrà l'arancione della carota e il verde, in questo caso del pistacchio. E non vi piace il pistacchio? Potete sostituire con della noce ricca di omega 3, con una nocciola gentile, con una mandorla, potete giocare con il pepe, potete giocare con i diversi tipi di sale, anche il sale nero se volete. E buon appetito! Vi auguro quindi buon appetito con Pam e Panorama. Per questa ed altre ricette visitate il sito ricette.pampanorama.it.